minuto con Padre Pio. Siamo nel giardino dei frati minori cappuccini, l'orto del guardiano. Oggi qui con questo libro, un libro di padre Marcellino Iasenzaniro, confratello di Padre Pio. Su tanti piccoli episodi ce n'è uno in particolare che ci fa riflettere un po' anche su quello che era Padre Pio nella sua vita quotidiana. Ecco, giornate monotone, sempre uguali, senza un'eccezione, neanche per un giorno. Si può affermare che deve aver avuto una forza che gli poteva venire solo dall'alto. E ce lo conferma proprio lo stesso Padre Pio. Padre Pellegrino Funicelli, senza mezzi termini, un giorno gli disse: «Lei, padre, per me è un uomo vissuto sempre tra quattro squallide mura, o della celletta, o della chiesetta, o delle cinta dell'orto», scrive. «Di giorno a scaldarsi a qualche raggio di sole e di notte a consolarsi al lumicino di qualche stella. Ma che razza di vita è questa, padre?» disse padre Pellegrino Funicelli, che aveva una certa confidenza con Padre Pio e quasi anche con tono provocatorio. «Che vita è? La vita di un carcerato, né più né meno. Solo, anche se in compagnia di qualche amico sincero, mai potente». Allora Padre Pio, molto calmo, molto sereno, racconta padre Marcellino, rispose: «Non importa che le mura mi facciano apparire un carcerato. Quando penso che la mamma celeste, ad essere ammantata di sole, coronata di stelle, con la luna sotto i piedi, quando ho ancora qualche amico vicino, e specie che mi assolve», scrive padre Marcellino, riportando la testimonianza di padre Pio attraverso il racconto di padre Pellegrino Funicelli, «sono contento, anche perché per la protezione delle mura non posso essere distratto da altre cose. Per te», dice padre Pio a padre Pellegrino, «sarà un carcere questo. Per me invece questo è un angolino sicuro, preparato dalla Madonna per gli attimi di riposo dei suoi figli, che sono ancora sulla terra d'esilio. Anche al tramonto», dice padre Pio a padre Pellegrino, «come al mattino e a mezzogiorno, mi consolo con l'Angelus, che diventa un colloquio con la mamma. Ed anche se c'è buio, io non ho paura. È sempre lei che chiude gli oscuri e stende le tendine».